Via Campesina, the biggest farmers' movement, peasant movement of the world, is here and was here in those days in Expo dei Popoli to show that we are feeding the world, we have the answer based on food sovereignty, agroecology, and we are the ones that are making alliance with the rest of the society, the citizens that want to change the food system. We made it. The other way, there is no other way. Expo 2015 is a fake solution. Expo 2015 is showcase of all the agro-industrial and agribusiness that now is still hungry, giving hungry to the world, giving malnutrition to the world. They don't have solution. Governments are not giving solution to their smallholders, to the food producer. We want new policy. We want new public policy. We have the solution and they have to change their policy. India has seen 300,000, that is a third of a million farmers, committing suicide between 1996 and 2014. It's the most unprecedented agrarian distress in recorded history. And yet, trade rules are further seeking to cut the space that the Indian government has in order to help Indian farmers. And that is what brings me here to network, to coordinate with other groups, to bring a global voice against the WTO and the unfair trade practices that will further deepen the farm crisis in India if it is not resolved in the Nairobi ministerial in December. We also work against other corporate trade agreements like the TPP, the Trans-Pacific Partnership, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, the TTIP, and the Trade and Services Agreement, the TISA. These agreements are fundamentally about violating people's sovereignty and national sovereignty by transferring the decision-making power over all aspects of our daily lives, like public services, agriculture, water, transferring that power to corporations. And that's why we say no to TPP, to the TTIP, and to the TISA. Si chiude oggi la tre giorni dell'Expo dei Popoli, è stato un evento molto importante per tutti quelli che hanno partecipato come delegati e quelli che ci hanno seguito dal pubblico e dallo streaming. Abbiamo avuto 14 reti internazionali, 150 delegati da oltre 50 paesi del mondo e abbiamo seminato sull'alleanza urgente e necessaria fra i piccoli produttori di cibo, le associazioni ambientaliste, le ONG di sviluppo e i gruppi dei consumatori critici. Questa società civile che vuole rovesciare gli attuali sistemi agroalimentari che sono molto efficienti nel garantire lauti profitti a poche multinazionali, sono totalmente inefficienti, inefficaci nel garantire i diritti umani fondamentali e nel preservare la natura. On the sides of the world, those groups who have made some posters have set them up, and this is also material that you can. Queste sono soltanto alcune delle varietà di carciofi che coltivo nel mio orto. Sono stati colti stamattina, sono un simbolo, sono qualcosa di unico, di raro, al supermercato non li trovate. Io dico che negli orti dei contadini, anche quelli cosiddetti dilettanti, negli ortisti di città, si salva la biodiversità. Dall'amore che ha veramente la gente verso ciò che coltiva, è un atto di lotta, un atto di resistenza. Ogni orto, ogni balcone, ogni piccolo pezzo di terra che noi sottraiamo al transgenico, sottraiamo agli ibridi, è un modo per affermare il nostro no all'agricoltura convenzionale, alle multinazionali. Salva i tuoi semi, salva i tuoi carciofi, salva i tuoi fagioli, proteggi la tua sovranità alimentare.